Qual è stato il lavoro di preparazione per le riprese di questi corti? Allora, è stato un lavoro in qualche modo pionieristico, nel senso che mischiava più linguaggi. C'era stato chiesto espressamente di usare il linguaggio del cinema, no? Per raccontare delle emozioni dirette, quindi, e questo è partito già dal lavoro di scrittura, innanzitutto creare delle trame, piccole trame, quindi l'identificazione possibile dello spettatore con dei protagonisti. Questo però comportava un'ulteriore sfida, quella in poco tempo e in posti così, insomma, complessi come situazioni, di coinvolgere le persone reali in funzione d'attori, perché poi si trattava di ricostruire delle situazioni che lì sono reali per dovere di ricostruzione scenica e senza che questo schiacciasse la realtà. Quindi era un gioco di calibri. Devo dire che la cosa più forte è stata la disponibilità, la voglia e la forza di tutti quelli che hanno partecipato in loco e la collaborazione in realtà umane molto molto davvero problematiche per vari motivi in tutti e tre i paesi. Io poi ho affrontato da solo completamente il Burkina e lì nei villaggi più sperduti dove bisognava avere l'autorizzazione anche solo per muovere la donna protagonista del corto, perché dipende dall'autorità maschile e quindi era tutto complesso, e noi avevamo poco tempo, per cui è stato davvero, in questo senso intendevo, pionieristica, ma che spero sia riuscita bene, soprattutto per il fatto di lasciare una fruizione poi che si muove a cavallo di più linguaggi. Molti non si rendono conto che non è un documentario, per esempio, ma che è prettamente un film di ricostruzione scenica, quindi avere quella forza là era la nostra sfida e riuscirci, speriamo. Io l'altro giorno ero all'Expo, proprio l'altro giorno, vedevo la reazione delle persone, delle più diverse nazionalità, che guardavano in silenzio religioso tutti e tre i film senza staccare l'attenzione, quindi che questo potesse comunicare qualcosa e trattenere le persone che fuggivano lì era una delle sfide che c'era stata chiesta esattamente da Corum e dal Vaticano all'inizio, e speriamo di essere riusciti, facendo del nostro meglio, a rispettarla.